non di più, anche di più in realtà, si può passare a 6-7, però le porzioni devono essere giuste per la quantità di pesci che avete in acquario, quindi non va abusato, ovviamente non dovete abusare con le quantità per non inquinare l'acquario. Per inquinare l'acquario dovete buttare una boccetta totale di mangime e quindi da qui potete già incominciare a capire che non è vero niente che va data una quantità massima di 2 volte al giorno di mangime. Per questo motivo il mangime è una parte fondamentale se li volete fare riprodurre, ma è anche necessario prestare certe accortezze per quanto riguarda la piantumazione. La piantumazione deve essere abbondante, rigogliosa, perché se voi non mettete abbastanza piante, comunque anche se gli date buona quantità di mangiare all'inizio, si mangeranno buona parte delle uova che trovano. Con una quantità alta di piante, quindi un 70% circa di piante nell'acquario, dove lasciate una zona più vuota, avete perciò una possibilità maggiore che le uova si salvano. Facciamo un esempio pratico: di 100 uova, con una buona piantumazione, soprattutto all'inizio, vi potranno salvare 5, 10, 15 uova se siete fortunati. Se voi sovralimentate i pesci, la probabilità si alza un po' di più, ma comunque sempre le uova verranno mangiate in maggioranza. Magari quando le depositano in automatico vanno e se le mangiano, oppure passando se le mangiano, quelle marciscono, cacciando quelle che marciscono e quelle che si mangiano, comunque ne rimangono veramente poche. Quindi bisogna sovralimentarli e aumentare anche la piantumazione negli acquari se li volete fare riprodurre. Quindi tutto quello che c'è da sapere è questo. In pochissime parole. Poi,